È la terra nuova. Filate i remi, ciurma. Prendi terra, Brunilda, e suona il corno. Così che io, Eric il Rozzo, possa condurre il vascello del serpente a sicuro ormeggio. Suona il corno! Perché non è suonato il corno? Ah, basta con i lunghi viaggi. La prossima volta andrò a piedi. Ti ho suonato il corno. Suonalo di nuovo. Perché non lo butti via? Non ti dirò mai più di suonarlo. Riesci a scorgere lo stendardo? No, ma dobbiamo trovarlo. È la prova che siamo arrivati qui 1000 anni prima di Lothar l'Unno. Il segno dello stendardo è la stessa del mio scudo. E va bene, chi di voi mi ha rubato lo scudo? Ce l'hai alle spalle. Dove? Sì. Guarda, un castello adatto per noi vichinghi. Avanti, ciurma, seguitemi. Per l'ultima volta impara a suonarlo quel corno. Non avrai più nessuna spedizione con me. Starai a casa. Ed è pazzia. Queste sono le note, eh? Sai che cos'è una nota? La prego di giustificare l'assenza di Trace dovuta a un antipatico attacco di tosse lupina. Ma non quel tipo di nota, che c'entra? Io parlavo di note musicali. Spencer, Tracy e Kong, lezioni di musica. Dunque, queste sono le note. Ah, ciao, Kong. Cos'è questo concerto? E cos'è la scritta là fuori, lezioni di musica? Io ora do lezioni di musica. E Tracy è il mio primo allievo. Ma se tu gli insegni musica a Beethoven, non ha alcun motivo di preoccuparsi. Dunque, tu non credi che sappia cavarsela con gli strumenti musicali, eh? Senti, se gli spaghetti alla chitarra fossero strumenti musicali, non credo che Tracy sarebbe capace di mangiarne neanche una forchettata. Ah, sì? Tracy, prendi la tua chitarra. Fagli sentire come te la cavi a suonare. La chitarra? Sì. Adesso tu mettiti tranquillo e preparati ad ascoltare un magnifico concerto. Al pubblico quando Trace andrà a suonare al Carnegie Hall. Ti conviene darti alla maglia. Tracy, non sapevo che tu fossi tanto bravo. Ehi, Kong, guarda, è un maglione da sci. Sui maglioni da sci ci sono le renne. Se quella è una renna, le zucche sono a strisce. Vuoi levare di mezzo quella zucca e smetterla di fare il pagliaccio? Mi raccomando, si torna a casa a mezzanotte. Chissà che dirà il principe azzurro vedendola con la zucca a strisce. Beh, ora prenditi questo Beethoven mancato e va a vedere qual è la nostra nuova missione. Vai. Accidenti. Kong dice che tu non sei capace di niente. Che non sai guidare.
Dice che tu non sapresti evitare un pagliaio. Certo è ingiusto con te. Forse Kong non ha torto. Prendi il messaggio. Ascoltiamo il messaggio. Qui è Zero, acchiappafantasmi. Il celebre vichingo Eric il Rozzo e Brunilda sono tornati qui in cerca di Lothar l'Unno. Dovete rispedire nell'aldilà i due navigatori prima che anche Lothar si materializzi. Questo nastro si autodistruggerà fra 5 secondi. Oh! Stare lì, inibitito. Abbiamo un sacco di cose da fare. Non si trova là. E neanche là. E neanche qui. Stai cercando la bandiera? No, sto cercando il mio cannocchiale, Brunilda. Ma ci stai guardando dentro? Ah, ecco il suo difetto. Guardandoci attraverso diventa invisibile. Vieni con me, Eric. È pronta la cena alla vichinga. Perché devo ingozzare sempre queste cose orribili? Non puoi preparare un piatto diverso ogni tanto? Nutriti, Eric, nutriti. Devi essere forte per affrontare Lothar l'Unno. Ho la sensazione che Eric il Rozzo e Brunilda siano venuti proprio qui. E può anche darsi che infestino il vecchio castello. E perché non aspettiamo uno o due mesetti e poi torniamo qui? Zero dice che dobbiamo toglierli subito di mezzo, perché quei due potrebbero fare apparire anche Lothar l'Unno. Ora andiamo e stai attento a non fare chiasso. Il chiasso potrebbe ridestare gli spettri, capito? Qualcosa che ho mangiato mi ha gonfiato lo stomaco. Quel chiasso viene da fuori. Da fuori? Vichinghi! Vai battelli! Vai battelli, vichinghi! Marchesi, voi due controllate laggiù. Io invece vado da quella parte. Hai sentito cosa ha detto? Noi andiamo a vedere di là. Dammi la mano, così so che ci sei. Sei più spaventato di me. Hai la mano più gelida del ghiaccio. C'è Lothar l'Unno con il drappo. Vichinghi, salpate le ancore. Io, Eric il Rozzo, vi ordino avanti, pronti alla tensione. Il frutto del furto, Lothar. No, grazie, sciocco. Ho già cenato. Il drappo che rubasti, non la banana. Ah. Cessata attività. Inseguiamolo. Quindi non sai dove l'hai perduto, eh? No, mi sono trovato in mano la mano di un manichino. Come ti sei accorto che non era Trace? Perché io... Che cosa vuoi? Ma che dici? Parla di un caprone che sta facendo esercizi musicali.
Il drappo ora acchiappo. Oh, il drappo ora acchiappo. Ah, non ti conoscevo come poeta. Vieni, dobbiamo inseguirlo. Dopo di te. Spencer, guarda in archivio se abbiamo qualcosa su Eric il Rozzo e Brunilda. Certo. Eric il Rozzo e Brunilda. Sembra un'opera, ti pare? Eric il Rozzo e Brunilda. Non c'è assolutamente modo di poter aprire quel cassetto. L'unico modo per riuscirci è di spingerlo da dietro. Puoi anche scordartelo, amico. Il mobile è fissato saldamente alla parete e quello è un muro esterno. Dietro non ci sono altro che 10 piani di vuoto, Spence. Cosa? Ma che sta facendo? E allora? Sta solo strisciando lungo il cornicione. Ah, sta... Sta strisciando lungo il cornicione! Dove l'avrà imparato, secondo te? Ah, è mestiere di famiglia. Suo bisnonno si divertiva un mondo a scalare l'Empire State Building. Fammi vedere il fascicolo. Questo fascicolo dice solo dov'è il vero fascicolo di Eric Rozzo. Lo rimetto nell'archivio. Fermo, lascia stare, fermo. Andrò io stesso in biblioteca a cercare informazioni. Suonerò il clacson appena sarò tornato. Sono entrati qui. Spencer, Tracy e Kong. Lezioni di musica. Ma non dice niente di Lothar. Lothar vorrebbe evitare d'essere notato. Andiamo. Che succede? Lo so perché siete venuti. Per le lezioni di musica, indubbiamente ne avete bisogno. Noi siamo i vichinghi. Deve essere un nuovo complesso rock. Avranno sentito parlare di me. Probabilmente si dice in giro che sono un buon insegnante musicale. Ora vi darò la prima lezione. State a sentire, eh? Lasciamo stare lo sciocco con lo strano corno. È Lothar che ha il drappo. Avanti, vichinghi! La mia insegna è la stessa dello scudo. Oh,
Merodino, non si vuole aprire. Oh, che ciao, cosa stavate Tommy. Facendo voi due? Ho suonato il clacson per almeno un minuto. Oh, insegnavo ai vichinghi come suonare. Sono spettri. Trace, presto, lo smaterializzatore. Ci vuole smaterializzare. Sono scomparsi. Vuoi dire che erano spettri sin da quando sono entrato? Erano navigatori, non li hai visti? Navigatori? Sì, è vero. Zero aveva detto che erano navigatori e perciò io me li aspettavo vestiti da marinaio. Prima che arrivi anche Lothar, corriamo al vecchio castello, andiamo. Strano. Non mi sembra il mio antico stendardo. Non importa. È sempre la prova che siamo sbarcati qui prima di Lothar. Dobbiamo piantarlo di nuovo. Devono essere gli acchiappafantasmi. Se ci smaterializzano prima che riusciamo a piantare lo stendardo, perderemo ogni diritto. Presto, lo smaterializzatore! Alla carica, vichinghi, alla carica! Avanti! Dietro. Presto, dammi subito lo smaterializzatore di fantasmi, sbrigati! Dove sono andati? Forse dove si mettono le bandiere. Tu dici sul balcone? Da fuori, nel cimitero, andiamo. Kong, come mai sei sicuro che vogliano piantare lo stendardo proprio qui? Perché è qui che Lothar l'Uno apparirà e nel caso apparisse vogliono che l'Uno trovi lo stendardo già qui. Adesso seguitemi e tenete gli occhi aperti. Ah! Non farmi più scherzi del genere, intesi, Tracy? In nome di Eric il Rozzo, io pianto questo stendardo. Va bene. Buon voyage a voi, vichinghi. Gli acchiappa fantasmi. Oh, che vergogna per un vichingo partire così, a piedi. Sì. Visto? La lezione di musica è...
Maggie, si salva! Hanno piantato lo stendardo. Almeno Lothar Lunno non apparirà. Lo stendardo? Quello è il maglione di Trace. Beh, in tal caso, lo spettro di Trace non verrà mai a seccarci. Ah. Ah, hai deciso di rinunciare alle lezioni di musica. È perfetto, perfetto. Ho deciso di cambiare materia, invece. Lezioni di ballo? Non sai ballare. Dove troverai gli allievi? Dove? E che dovrebbe essere la morte del cigno? La sbronza del cigno.